diciamo, siccome ci sono, le persone tendono a essere preoccupate, giustamente, perché l'epidemia è un'epidemia importante, non è una cosa da prendere sotto gamba, molti colleghi, amici, anche familiari mi hanno chiesto: ma tu che ne pensi in quanto esperto? Ora, io non sono un esperto di epidemie, non sono un epidemiologo, però mi occupo di modelli matematici, perché da fisico mi è capitato più di un'occasione, ovviamente, di analizzare dati osservativi e sperimentali. Allora ho cercato di mettere a disposizione questa mia piccola competenza per interpretare i grafici che vediamo. È la provincia di Perugia e abbiamo due grafici. Nel grafico a sinistra si vede il numero dei contagiati. Ora, che è quello che ci viene comunicato sostanzialmente ogni giorno. Un giorno alle 18 la Protezione Civile distribuisce i dati e chi ascolta vede che il numero dei contagiati aumenta, così come aumenta il numero dei morti giorno per giorno, e questo è ovviamente fonte di preoccupazione. Quindi, se guardiamo solo il grafico a sinistra, vediamo che c'è un aumento continuo. Però un occhio, diciamo, un pochino più esperto riesce a vedere che in questo aumento, vedete, in questa parte della curva, qui la curva è più ripida, mentre negli ultimi giorni sembra che la curva si stia un po' arrotondando. Che cosa vuole dire? Beh, vuole dire che abbiamo passato quello che si chiama tecnicamente un punto di flesso, cioè la curva sta cambiando la sua curvatura, mentre era concava qui sta diventando convessa. Ecco, questo è il punto di flesso. Il punto di flesso è un punto molto importante per chi fa modelli di epidemia, perché vuole dire che l'epidemia sta cambiando il suo corso. Infatti, se passiamo al grafico di destra, vediamo che questo grafico di destra, che rappresenta la velocità con cui si propaga l'epidemia, quindi è la velocità con cui cresce il numero dei contagi, questa velocità avrebbe raggiunto, uso il condizionale perché appunto si tratta ancora di dati che devono essere confermati nei prossimi giorni da questo andamento, però avrebbe raggiunto il tuo massimo, cioè la velocità avrebbe raggiunto, l'epidemia avrebbe raggiunto la massima velocità di espansione e starebbe rallentando, cioè la velocità sta decrescendo. Questa è un'ottima notizia per due buoni motivi. Il primo è che è tipico di ogni epidemia. Ogni epidemia ha, da quando le conosciamo, questo andamento. Prima la velocità cresce in modo esponenziale e poi raggiunge un massimo e decresce. Questa è la condizione perché l'epidemia raggiunga quello che si chiama il suo picco, cioè il massimo numero dei contagiati e poi non riesca ad infettare più persone. Questo andamento che abbiamo visto su Perugia viene confermato anche su Terni. Questo è il grafico di Terni e vedete che anche su Terni c'è lo stesso andamento in cui si osserva un massimo della velocità di espansione. Quindi possiamo aspettarci, se le condizioni continueranno così, cioè se continueremo a mantenere il distanziamento sociale, che è la condizione per cui si verificano queste cose, che l'epidemia perda il suo vigore, cioè che la velocità di espansione cominci a diminuire fino a fermarsi del tutto. Quando è molto difficile da dirlo in questo momento, ci aspettiamo che il trend di discesa, si rafforzi e continui. Questo dipenderà anche dai nostri comportamenti, cioè i modelli dell'epidemia, che sono modelli matematici, dicono che adesso si imboccherà la discesa nella velocità e quindi che si arriverà presto ad un massimo dei contagi. Però questo dipende, questi sono i modelli matematici. Il nostro comportamento può influenzare moltissimo quello che effettivamente accadrà. Quindi, anche se dovessimo vedere delle fluttuazioni in senso contrario, non dobbiamo spaventarci, bisogna però mantenere questo comportamento di distanziamento sociale. Che cosa succederà una volta che l'epidemia, diciamo, avrà raggiunto il suo massimo, non ci saranno più contagiati? Beh, quello che succederà è che piano piano il fenomeno comincerà ad estinguersi. Scomparirà del tutto? No, non scomparirà del tutto. E se noi riprenderemo, diciamo, contatti sociali molto attivi, è molto probabile che l'epidemia possa riprendere forza. Quando è allora che l'epidemia potrà, diciamo, essere considerata debellata? Beh, soltanto quando ci sarà un vaccino, sostanzialmente. Soltanto quando riusciremo a vaccinare una frazione ampia della popolazione, allora l'epidemia non riuscirà più a prendere campo. In attesa che avvenga questo, dobbiamo nel frattempo anche sviluppare dei farmaci che permettano di tenere sotto controllo gli effetti della malattia.
Quindi per un po' dovremo praticare una certa forma di distanziamento sociale, probabilmente meno rigida di quella attuale, ma comunque sempre molto accorta, e nel frattempo bisognerà investire molto in ricerca scientifica perché si trovino presto nuovi farmaci e vaccini efficaci.